trovati un saluto a voi tutti. Appuntamento con l'editoriale del sabato e siamo giunti quindi all'8 giugno. Grazie di essere sintonizzati con l'emittente televisiva Telemaig, programma 97 del digitale terrestre. L'indirizzo mail telemaig@libero.it, il nostro sito telemaig.com e poi social con la redazione di Telemaig su Facebook. E che dire oggi? Oggi eh, facciamo un appello, un invito. Vogliamo sensibilizzare i nostri parlamentari, i nostri rappresentanti politici a tutti i livelli di rappresentanza affinché impegnino il loro tempo più sulle problematiche dei cittadini. Lo so che questa Potrebbe sembrare una provocazione, nel senso che la risposta sarebbe spontanea, ma come? Noi facciamo gli interessi della collettività, ci mancherebbe, noi siamo a conoscenza della fattiva produttività di chiunque si impegni nelle istituzioni, nessuno lo mette in dubbio, il problema è in cosa ci si sta impegnando, è certo, perché. Come abbiamo detto in altre occasioni, ci sono degli argomenti che potrebbero essere inutili per la popolazione e sono invece importanti per i nostri rappresentanti. Lo vediamo a livello locale fino a livello nazionale. Allora oggi, per andare nei particolari, come avevamo già accennato, parliamo di una esperienza, perché il nostro compito è anche raccontare le esperienze affinché si possa meglio capire quello che si trovano a dover affrontare i nostri amici, le nostre amiche, i giovani, gli anziani, chiunque nella vita di tutti i giorni. E quindi ci sono dei paletti, ci sono delle problematiche, ci sono le, delle difficoltà che dovrebbero essere risolte dalla politica a tutti i livelli. Perché dove c'è un parlamentare che non conosce quella problematica, quel disagio, evidentemente ci deve essere un consigliere regionale, un consigliere comunale, chiunque lavori nella politica, anche un segretario, un rappresentante di partito. Non è detto che debba per forza sedere su una poltrona e quindi segnalare all'organo competente il fatto affinché possa legiferare e possa mutare evidentemente quella norma, quel regolamento che provoca quel disagio. Questo dovrebbe fare la politica, questo è spendersi a favore dei cittadini. Che sì, lo spread, quota 100, ve l'ho detto ieri, sì, tutte queste, va bene, il reddito di cittadinanza, ma sì, ma poi io devo andare a Roma, devo andare a Milano. Devo partire o in auto o in treno o con l'aereo e quindi ho bisogno di verificare se questi servizi sono all'altezza della situazione, i costi di questi servizi, i disagi che io viaggiatore devo subire e quindi mi chiedo perché la politica non sia stata capace di eliminare quell'affronto. È un affronto che viene fatto nei confronti del cittadino. Certo, perché se ci sono dei finanziamenti pubblici per gli aeroporti, per gli aerei, per le compagnie, per le ferrovie, è naturale che il cittadino lo subisce come un affronto quel disagio, perché dice ma caspitina, sento tutti i giorni parlare in tv, vedo tutti i giorni articoli, leggo tutti i giorni articoli sul giornale, ascolto la radio e anche sul web quando riesco a selezionare le notizie che non sono fake news, parlare di sovvenzionamenti, di fondi dello Stato per queste attività e poi io mi devo scontrare con il disagio. E allora mi chiedo, se io sto pagando per queste infrastrutture, se io sto pagando per questi servizi, perché poi non devo avere la possibilità di migliorarli? E devo invece subire solo il danno senza che i miei rappresentanti a qualsiasi livello ad oggi non abbiano trovato una soluzione. Facciamo un esempio pratico. Allora, io devo andare a Roma, parto da Acquaviva delle Fonti, siamo da Acquaviva, partiamo da Acquaviva delle Fonti. C'è un treno che va direttamente a Roma? Domanda, risposta: no, o sbaglio? Devo comunque raggiungere la stazione di Bari Centrale? O oh no? È così? Non è così? Ma no, va bene, diciamo che partiamo da Bari. Allora partiamo con la stazione di Bari Centrali, devo farmi accompagnare o devo andare con la mia auto? Benissimo. Io parto da Bari per raggiungere Roma, vedremo adesso i costi, oppure posso farlo con la mia auto. Se sono sensibile a quanto raccontano i verdi o quelli colorati che parlano di rispetto dell'ambiente, adesso qualcuno dirà come, Se sei responsabile della Codacons e fai queste osservazioni, queste battute, è certo che devo fare le battute, le battute si fanno tra gli amici, mica le posso fare nei confronti di colori quali sono neri o sono di un colore che non meno si capisce, lo devo fare verso i verdi, verso i colorati e ci mancherebbe perché se uno è colorato è più vivo, è più ambientale, certo, Dovrebbe esserlo. E vedremo come lo è. Certo, devo dire io. Perché? Perché se uno compra magari l'auto a metano, perché vuole inquinare meno, eh, lo dice la politica, lo dicono i trattati. Andate a metano, il metano vi dà una mano. Benissimo, il metano ci dà una mano. Ma tu politica, ci dai la mano o che cosa ci dai? Raccontaci. Perché io devo, il da, devo entrare nel casello d'acqua viva delle fonti e raggiungere Roma. Politica, politica con la P maiuscola. Quanti distributori di metano incontrerò sulla rete A14 o sull'altra su cui dovrò deviare per andare verso Roma? La 16 dovrebbe essere. E quindi ne troverò. Ma che politica ci siete? Battete tre colpi. Il primo è siete in forte ritardo, non ne azzeccate una. La seconda è ci avete rotto le scatole, fate le cose serie anziché parlare di cose fantasmagoriche. E terzo è per colpa vostra io devo entrare e uscire continuamente dai caselli per far rifornimento. E quindi il metano ci dà una mano e voi che cosa ci date? Per il momento ci avete dato solamente problemi e tu dici o sotto il tavolo o sopra o a destra o a sinistra e va bene ma perché colpa la, come sarebbe che colpa la politica? E come sarebbe? Sono io che dovevo programmare e pensare che se invito i miei cittadini ad utilizzare autovetture a metano gli devo dare anche la possibilità, usufruendo della rete autostradale, che dovrebbe essere nostra, ma da frutti ad altri, a privati, devono avere la necessità di fare rifornimento. E invece no. E quindi creo disagio e pericolo perché devo entrare e uscire. Disagio e pericolo perché devo entrare e uscire. Andiamo sul pratico. Allora, per poter andare a Roma... Ho speso circa 26 euro di metano e quindi ho risparmiato. Ma voi sapete quanto costa, basta andare sul sito autostrade per l'Italia, quanto costa il viaggio d'accogliere le fonti a Roma? 34,20 euro. E come? Direte voi, si spende più di autostrada che di metano. È eh certo si spende più di autostrada che di metano, ma se le nostre strade fossero idonee, io non andrei con l'autostrada, andrei con la superstrada. Se non fosse piena di buche, se non fosse piena di insidie, se non fosse così mal strutturata, andrei con la superstrada e non spenderei 34,20 euro più del metano, perché se io ho preso il metano, l'auto a metano, e sì per migliorare l'ambiente per inquinare il meno possibile l'ambiente ma è anche per risparmiare perché poi il metano ti dà una mano e ti fa risparmiare ma come sarebbe io risparmio da una parte e ci rimetto dall'altra e quando le togliamo queste concessioni non avremmo dovuto eliminare le concessioni boh non lo so e questi prezzi come mai non diminuiscono mai e comunque 34,20 più 26 sono 60 euro per andare a Roma da Acquaviva delle Fonti a Roma Ter, a Roma Sud. Ora, voi direte, e qual è il problema? Ah, io vi posso consigliare di uscire a Caglianello, per esempio, così risparmiate quei 6-7 euro. Sì, si risparmia uscendo a Caglianello, eh, lo so, però poi bisogna fare attenzione all'autovelox, perché sempre la politica, anziché dire hai fatto bene a uscire a Caglianello sia per fare rifornimento metano, e sia perché stai risparmiando, perché lì ti stanno, non si può dire fregando, ti stanno chiedendo 6-7 euro in più, 5 quelli che sono. Non sono io che devo fare i calcoli, dovete fare voi politici, perché voi siete stati eletti per fare i calcoli e fare in modo che voi siate al nostro fianco a rappresentarci e non a fare altro, come siete stati due mesi a litigare per dire, per quanto riguarda il governo. E quindi ci mettono gli autovelox, così risparmi 6 euro da una parte e ce ne metti 100, 200, 300, chissà quando dall'altra, ma lasciamo stare, perché se ci fossero gli autovelox, se ci fossero le strade buone e non piene di buche, sarebbe anche bello, dice, va bene, ma no, lasciamo stare anche il fatto delle strade, lasciamo stare le città metropolitane, lasciamo stare la legge del Rio, ritorniamo ai 60 euro e 20. Ma... Se invece voglio andare in treno, perché mi dicono la politica, utilizzate il treno, eh, Treno Italia, ah, utilizzate il treno. Quindi vado a Bari, stazione centrale. Se prenoto circa sei giorni prima, il costo è... 45-46 euro se parto col treno anche da Acquaviva diciamo un 46 euro circa se invece prenoto due settimane prima costa ancora meno 30, 38 euro circa se dovessi prenotare oggi per oggi diciamo per stasera costerebbe sui 64 euro circa quindi in più quindi mi sembra di capire ma ditemi voi se sbaglio che più prenoto in maniera in, nel tempo prossimo alla partenza e più costa. Ma scusatemi, ma posso io spendere con il treno la stessa cifra che spendo andando con la mia auto e con l'autostrada? voi direte ma è lo stesso prezzo qual è il problema? e ve lo dico io qual è il problema perché quando salgo sul treno è come se fossi in prigione e certo non è che si ferma alla stazione discendete andate a prendere un panino a 50 centesimi un euro perché qui ve lo stiamo vendendo a 3-4 prendete un caffè a 80, 90, 70 centesimi perché qui ve lo stiamo dando il doppio e sì perché poi io chiederei sempre agli stessi politici finitelo di smanettare con siete attivisti, siete simpatizzanti, siete iscritti, siete consiglieri comunali, finitela di smanettare, producete, che cosa? Chiedete ai vostri rappresentanti regionali o nazionali, ma quella convenzione e quei prezzi, chi li ha decisi del caffè, dello snack, delle brioscine, di tutto il resto? Ma poi, guardate un po', c'è un giovane, non sono io, sempre la G, ma non solo io, è la G di Giovane questa volta, che deve tornare da Roma perché ha un'urgenza qui nella, nella sua Puglia. E indovinate un po' quanto gli costa il biglietto fatto poco prima, comprato poco prima alla stazione di Roma, 95 euro. Trenitalia, 95 euro. 95 euro il biglietto lo stiamo guardando 95 95 euro non so come lo dobbiamo dire 95 euro 95 e eh, certamente 95 euro e allora io mi chiedo ma la politica il sistema deve tutelare il giovane che ha l'esigenza perché il papà gli dice vieni qua che abbiamo un problema in famiglia, deve tutelare la persona che deve correre da qualche parte perché c'è un'urgenza o chi ha la possibilità di programmare fra un mese, fra due mesi la partenza, deve tutelare chi ha l'esigenza impellente di rientrare a casa e quindi spendere meno o chi invece comodamente, magari pieni di soldi o con i soldini, può anche dire prenoto fra tre mesi e spendo molto meno, e allora qui il sistema non funziona. Eh, ma quello che più non funziona è che se io dovessi, mi piacerebbe fare, io avrei voluto fare intervista al ministro Tornignelli, chiedo scusa ministro, ma lei sa che per andare a Roma stamattina un giovane ha speso 95 euro? Sa ministro che un giovane per tornare da Roma nella sua città ha speso 95 euro? Ma come? Un giovane? che deve rientrare nella propria famiglia perché il papà le ha detto torna a casa, che c'è una necessità, spende 95 euro. Ma può essere chiunque, il vecchietto. Io, voi, tutti, ma si possono spendere 95 euro. Allora, ministro, forze politiche, chiunque voi siate in ascolto, l'invito è molto semplice. Lasciate stare Facebook, ci avete scocciato con questi post. E producete e quindi la risposta che noi vogliamo è ma Trenitalia, le ferrovie, il sistema, noi italiani abbiamo a che fare qualcosa con questo sistema, siamo soci, non siamo soci, finanziamo, non finanziamo e se quindi abbiamo qualche potere, ma queste tariffe come le fanno? Sono tariffe commerciali o tariffe per degli utenti? o per i comproprietari, che tariffe sono? Sono tariffe per chi è il padrone della cosa pubblica o tariffe per fare commercio e semplicemente soldini e chi se ne frega se poi c'è il giovane a fare il biglietto che ha necessità, c'è l'anziano, c'è il disabile, ci sia chiunque. E allora ci rendiamo conto che la politica è vero sì, deve tornare nel territorio forse non lo è mai stato, deve tornare nel territorio a, a chiedere a un sindaco, a una ASL, alle forze dell'ordine, a un ufficio tecnico perché si sporca una strada violando delle norme e dopo una settimana, dieci giorni, cinque, n giorni non si è stati capaci nemmeno di farla pulire. È naturale che voi nel territorio non ci state, chi sta per voi nel territorio non vi fa fare bella figura se voi pensate di essere gli onesti della comunità e della nazione, perché se uno si sente onesto e al di sopra degli altri deve scendere dal suo piedistallo dell'onestà in cui si è inserito, scendere al nostro basso livello, venire nelle nostre strade e andare a verificare. Se i servizi funzionano e non funzionano e lì chiedersi ma per migliorare cosa devo fare, è certo, qualcosa la dovrete fare, ma non lo avete ancora fatta. Perché se un giovane ieri spende 95 euro per tornare da Roma nella sua città, sicuramente nel campo del trasporto e delle ferrovie, voi non siete stati capaci di fare quello che è più necessario, dare la possibilità ai giovani, quelli che hanno meno soldi, di spostarsi con il mezzo senza dover avere la mazzata sul collo, in testo, sulla spalla, di essere, di, di, togli, di venersi tolti dalle proprie tasche 95 euro. Questa è l'Italia, cari amici. E io devo andare a metano per rispettare l'ambiente, rientrare a casa e ho rispettato l'ambiente, ho risparmiato anche soldi, e poi devo andare a comprare le scarpe nuove, devo andare a chiedere di pulirmi meglio la mia abitazione, devo andare a lavare la mia auto, perché voi politica o a livello locale o nazionale non siete capaci di fare che cosa? Far rispettare le leggi, certo perché se le leggi vengono fatte si devono far rispettare, non è detto che debba intervenire sempre la magistratura, per cui quel cittadino, quel ragazzo, quel giovane che rispetta le leggi, va a metano, va in bicicletta, cosa deve pensare quando si trova nella merda della propria strada, quello schif che è voi, tra virgolette, non posso dire, non lo posso dire, se no poi fanno le querele temerarie che voi avreste dovuto eliminare. Il dolo non è nell'aver sporcato la strada, ma nel non essere stati capaci di pulirla a distanza di una settimana. Ma ritorneremo su questo argomento, perché dove non arriva la scienza, arriva la fantascienza, e la fantascienza ci porta ad altri livelli che stanno al di sopra dell'onestà. Sì, non quella umana, ad altri livelli. Un saluto a voi tutti.